un'app, un QR code, il cashback. Tutto questo per fare network e migliorare il business. Tante parole moderne per ribadire un concetto molto semplice. Insieme si vince. Ecco lo spirito di Fano al Centro, progetto promosso dall'omonima cooperativa di commercianti in collaborazione con Confesercenti e Comune di Fano e con la partecipazione di Commons, Motiva Comunicazione, Welfare Beat, Banca di Credito Cooperativo Fano e Legacoop Marche. L'intento è quello di fidelizzare i clienti rendendo sempre più conveniente l'acquisto nei negozi fisici. Fano al Centro è un progetto che nasce nel 2020 a seguito della pubblicazione di un bando della Regione Marche che finanziava la costituzione dei cosiddetti centri commerciali naturali. Noi di Confesercenti, di concerto con il Comune di Fano e l'iniziativa di alcuni esercenti del centro di Fano, ci siamo organizzati, abbiamo capito se c'erano le possibilità per poter partecipare, l'abbiamo presentato e nel 2021 il progetto è risultato essere finanziato e si è classificato addirittura al primo posto. La novità sta nel fatto che d'ora in poi i clienti delle attività fanesi convenzionate potranno accumulare dei crediti semplicemente acquistando beni o servizi. Fano al Centro è un centro commerciale naturale, quindi il possessore dell'app, quindi il cliente finale, fa una spesa all'interno di un esercizio commerciale che fa parte del circuito Fano al Centro e automaticamente viene accreditata una percentuale di cashback, quindi di euro che tornano indietro a chi ha fatto la spesa e vanno nel borsellino elettronico contenuto appunto nell'app, che potrà il cliente stesso rispendere in un altro esercizio convenzionato con il circuito Fano al Centro. La percentuale di cashback viene scelta dal singolo esercente in base alla tipologia di merce che vende. Per chi non è tecnologico, Fano al Centro ha previsto una card fisica che ha le stesse identiche funzionalità dell'app. Anche l'esercente ha in dotazione una sua app che serve sostanzialmente per rendere molto veloce le transazioni. Non soltanto esercizi commerciali però. Il cashback potrà essere maturato anche in bar, officine e studi professionali convenzionati. Le attività che partecipano sono in continuo aumento. Adesso siamo arrivati a circa 32 esercizi commerciali. Non sono soltanto negozi. Questa è un po' una particolarità del circuito Fano al Centro perché sono attività nel senso che ci sono anche professionisti. Ad esempio c'è un avvocato, c'è uno psicologo, c'è un consulente di lavoro, ci sono anche aziende, quindi non soltanto negozi. Un sistema studiato appositamente per fare marketing territoriale, per donare un vantaggio competitivo a commercianti e artigiani del centro storico e non solo, che ogni giorno devono fare i conti con la concorrenza spietata di realtà più strutturate o più semplicemente dell'e-commerce. Noi di Confesercenti riteniamo che il far squadra, il far rete, l'unire le proprie forze può essere un motivo per cercare di recuperare una competitività che negli ultimi anni si è un po' persa a causa della concorrenza delle grandi catene e le multinazionali del web.